Consueta rifinitura del sabato mattina per gli uomini guidati da Sandro Erra, attesi domani alla delicata sfida del Pinto contro una casettana traballante in classifica. La squadra di Pietro Pinto, ex di turno dell'incontro, dopo gli incoraggianti risultati degli ultimi tre turni, 7 punti, frutto di 2 vittorie ed un pareggio, tra le mura amiche non potrà permettersi di fare sconti a nessuno. Ma quale nocerina si troveranno di fronte? I molossi sono carichi e consapevoli del fatto di aver scenato prestazioni poco importanti lontano dalle mura amiche del San Francesco. La squadra è carica e vogliosa di riscatto, riscatto dovuto ai circa 200 supporters che seguiranno la compagine rossonera domani in terra di lavoro. Alla seduta di stamane hanno preso parte tutti gli effettivi a disposizione del tecnico di coperchia. C'era anche Mimmo Colletto, ripresosi dall'infortunio rimediato contro il Sant'Antonio Abate. Il forte centrale rossonero probabilmente sarà presente dal primo minuto. Il ballottaggio più importante riguarda l'89 da inserire in formazione. Fuori dalla mischia Landolfi, che sconterà domani il turno di squalifica dopo il rosso rimediato nell'ultima apparizione in casa. Ora i dubbi di Mister Erra si chiamano Rota e Lattanzio. Se dovesse giocare il primo, non è esclusa la panchina per l'88 Giordano e coppia d'attacco formata da Cirillo e Di Domenico. L'inserimento di Lattanzio, invece, porterebbe al ballottaggio in avanti tra Di Domenico e Cirillo. Dal canto suo, la società casertana aspetta con ansia la partita che potrebbe rilanciare in classifica le speranze di una salvezza diretta, chiamando a raccolta la propria tifoseria e indicendo la giornata giallo-blu. Ai tifosi rossoneri è stata riservata la curva nord, col tagliando d'ingresso fissato a 7 euro. Ai microfoni di Nocerina Channel si sono fermati il Colored Gangé, il giovane Giordano ed il tecnico Alessandro Erra. Come avete preparato la gara? Ma l'abbiamo preparata come tutte le altre partite, andremo là per fare una bellissima partita e soprattutto per portare a casa 3 punti. I tifosi comunque chiedono impegno perché dopo i recenti pareggi in chiave esterna chiedono almeno una buona prestazione, se non proprio una vittoria importante. Infatti abbiamo giocato 2 partite fuori casa e non abbiamo portato a casa i tanto agoniati 3 punti. Andremo lì per fare, come ho detto, una bellissima partita, ma soprattutto per portare a casa una vittoria molto importante per il proseguo del campionato. E il clima all'interno dello spogliatoio com'è in vista appunto di questa gara? Il clima è come tutti i sabati, siamo tutti tesi, pronti soprattutto per andare lì e fare il meglio che noi possiamo fare. Partita di domani contro la Casertana, squadra che comunque in casa interessa a fare i 3 punti, noi con quale mentalità andiamo lì? Giusto che loro giocano in casa, quindi come in questa categoria i punti devono fare in casa, soprattutto per quelli che stanno sotto di noi, quindi loro, è vero che loro vogliono vincere a tutti i costi, ma anche noi, perché è importante mantenere questa posizione, quindi per mantenere dobbiamo vincere assolutamente domani. Quindi 3 punti importanti appunto per conservare la posizione playoff. Il clima all'interno dello spogliatoio com'è? Tranquillo, molto tranquillo come è sempre stato, quindi domani noi sapevo la clima dell'ambiente che loro fanno festeggia i 100 anni di storia, quindi sarebbe una partita per loro molto significata, quindi noi siamo tranquilli, andiamo lì per fare la nostra partita. Ho detto pure ai ragazzi stamattina, a me interessano i 3 punti, interessa che vada in campo una squadra tonica, aggressiva, che dia al massimo, poi il risultato è frutto di tante variabili che non sempre noi possiamo controllare. E per quanto riguarda invece il problema dell'89, hai risolto i dubbi su chi impiegare? No, vediamo, aspettiamo fino a domani, c'è un ballottaggio praticamente tra Rota, che è un difensore, e Lattanzio, che è un attaccante, valuterò fino a domani. Per quanto riguarda invece le condizioni di Mimmo Colletto, Mimmo è in forma, può giocare domani, può essere parte del match? Mimmo si è andato bene stamattina con il gruppo e c'è ancora un po' di fastidio alla caviglia, anche su di lui deciderò domani.